Da stamattina fino al 30 gennaio, per le commemorazioni della Giornata della Memoria, i cittadini potranno vedere esposto in Piazza Bra il vagone della memoria, parte di un convoglio usato fra il 43 e il 45 per deportare ebrei oppositori nei campi di sterminio. Al suo interno, i visitatori potranno conoscere la storia dei veronesi uccisi, i simboli usati per distinguere i prigionieri e una raffigurazione dell'Europa di oggi se il nazismo avesse vinto la guerra. Davanti al monumento di Vittorio Emanuele, invece, è allestita la mostra Infanzia rubata, realizzata dall'associazione Figli della Shoah, un allestimento sui bambini di grande impatto emotivo per vivere il ricordo come valore etico. Abbiamo cercato con poche fotografie di illustrare però i due aspetti della mostra, il buio, e lo vedrà con le fotografie in nero, e la luce. Perché i bambini, a differenza dell'adulto, forse perché non riescono a capire la gravità della situazione che hanno subito, hanno un senso di recupero molto superiore all'adulto. Un genitore che si è visto sterminare la moglie, i figli, eccetera, eccetera, a una certa età. Un bambino di 7-8 anni no, ha la vita davanti ed è quello importante. Proseguire nel ricordo, ma proseguire.